solidarietà e vicinanza da parte dei padri gesuiti per la difficile situazione dei circa 80 migranti somali che dopo il rogo nel capannone rifugio a Sesto Fiorentino hanno occupato insieme al movimento di lotta per la casa un edificio di via Silvio Spaventa a Firenze di proprietà dei gesuiti. La struttura in disuso dal 2011 è al centro di una compravendita con il Politecnico cinese di Shanghai e dista pochi metri dalla sede della Fondazione Culturale Stenzen, gestita anche questa dai padri gesuiti. Il direttore della Fondazione Stenzen, padre Ennio Brovedani, dopo aver parlato coi migranti, averli portato generi alimentari e solidarietà, si è recato negli uffici della Questura di Firenze per denunciare l'occupazione, un atto dovuto per evitare che la Fondazione diventi corresponsabile con gli occupanti. Al momento non è stato chiesto alcun provvedimento di sgombero. I padri gesuiti fanno sapere che comunque aspettano delle risposte da parte delle istituzioni, perché l'occupazione non è la soluzione giusta anche nell'ottica dell'integrazione. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha nuovamente detto che non ci può essere solidarietà e accoglienza senza la legalità. Per il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, bisogna trovare delle soluzioni nel rispetto della legge, consentendo a queste persone di vivere dignitosamente in sicurezza e nella legalità. Un'altra vittima del freddo. Le temperature glaciali che hanno gettato l'Italia nel gelo non hanno risparmiato la vita di un anziano clochard stroncato da un arresto cardiaco. L'uomo, di 78 anni, originario di Perugia, è stato trovato nella notte di martedì presso un'abitazione di via Brozzi a Firenze, dove era ospite di un amico che gli aveva offerto riparo. L'appartamento, in fase di ristrutturazione, era privo di un impianto di riscaldamento funzionante ed il freddo delle stanze si sono rivelate per lui fatali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno avanzato da subito l'ipotesi di arresto cardiaco causato dal freddo. Lo avevo incontrato nuovamente dopo tanti anni che non lo vedevo, ha spiegato l'amico agli agenti di polizia accorsi nella casa su chiamata degli operatori sanitari. Viveva in strada da qualche anno, così ha pensato di offrirgli un posto per ripararsi dal gelo di questi giorni, per poi ritrovare il suo corpo senza vita, disteso sul pavimento. Una storia di abbandono e disperazione, quella del clochard, che in passato aveva ricoperto la veste di imprenditore. Dopo la separazione dalla moglie e la perdita del lavoro, si era poi ritrovato per strada. Una storia simile a tanti senza tetto, che ancora una volta ha incrociato una tragica fatalità. Si tratta infatti del secondo caso in soli 10 giorni. Lo scorso 7 gennaio, un senza tetto polacco era stato trovato morto per assideramento in un giardino nell'Oltrarno fiorentino, tra il Lungarno Santa Rosa e le mura di San Frediano. Il Centro Pecci di Prato ha ospitato il 17° meeting sulla finanziaria, l'evento organizzato da ANCI Toscana, teso ad approfondire le novità della legge di bilancio e i relativi effetti ad essa connessi. Investire sui territori tra passato e futuro, questo è il titolo dell'incontro che ha permesso ad amministratori e funzionari della pubblica amministrazione di avere un sostegno diretto riguardo l'applicazione della normativa e le scelte di politica economica. Il programma della 17ª edizione si è aperto con la sessione plenaria, con l'intervento del presidente di ANCI Toscana, Matteo Biffoni, a cui è seguita la tavola rotonda alla presenza del responsabile finanza locale di ANCI Toscana e sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini. Finalmente, dopo anni di forti sacrifici e complessive difficoltà per il sistema dei comuni in termini di finanza locale, finalmente negli ultimi anni c'è stato un bel cambio di rotta nel rapporto tra lo Stato, tra il governo e i comuni, e oggi i comuni hanno sicuramente maggiori possibilità rispetto al passato di poter dar vita a quegli investimenti necessari per le nostre comunità. Successivamente hanno seguito i 3 tavoli di lavoro dal titolo Il bilancio 2017, le nuove misure per gli investimenti, la gestione del personale e il nuovo regime delle partecipate, il primo dei quali coordinato dall'assessore al bilancio del Comune di Prato, Monia Faltoni. La legge di bilancio approvata a dicembre appunto per il 2017, diciamo che è in continuità con quelle che sono state anche le decisioni che sono state prese con le leggi di bilancio in precedenza. Stabilizza un po' quelli che sostanzialmente è stato un periodo di tagli davvero importanti e pesanti dal 2009 in poi sugli enti locali, e quindi da questo punto di vista ci fa riprendere fiato.